Anche qua dovete immaginare la grotta senza queste arcate, che sono in cemento armato, sempre realizzate negli anni 70. Quando hanno realizzato le arcate, purtroppo hanno danneggiato le decorazioni che si trovano sulla colonna. Perché gli operai hanno detto, dovete realizzare delle arcate filo colonna, no? Quindi perfettamente aderenti, ma le decorazioni in basso rilievo facevano spessore, quindi ci hanno dato dei martelli. L'hanno fermato in tempo, però ormai il danno era stato fatto, quindi vi dovete fidare di quello che vi dico io, come per tutto il resto. Quindi dovete immaginare questa grotta con la colonna al centro e il capitello che sorregge la volta. Colonna che è ottagonale. Come ottagonale la pianta di questa grotta. Non vi fate confondere dalla pavimentazione che è del 2008. Se guardate le pareti si vedono i lati con gli angoli che compongono l'ottagono. Quindi le otto punte che ritornano e che abbiamo già visto in precedenza. Anche gli altarini non erano in questa posizione, ma erano esattamente sotto la decorazione. Vi descrivo le decorazioni. Da questo lato troviamo alla base il trimonzio che abbiamo già incontrato all'inizio, quindi le tre collinette che evocano il Golgota. Al centro, vi dovete fidare, c'era un calice. Sopra è rimasta la parte alta di una croce, quindi era come se la croce uscisse dal calice, manca l'asse lungo. Andiamo dall'altro lato invece. Da questo lato invece la decorazione ha una forma circolare, all'interno erano incise tre lettere, IHS, Jesus Hominum Salvator, Gesù Salvatore degli Uomini, al di sopra incisa la croce, al di sotto tre chiodi che ricordano la passione di Cristo. La forma circolare con queste incisioni ricorda l'Eucaristia, quindi l'Eucaristia da un lato, il calice dall'altro, il corpo e il sangue di Cristo. Questa grotta veniva utilizzata dalla famiglia Mancinforte come piccola cappellina privata. Gli altarini sono originali, sono del 1800, realizzati dalla famiglia su misura per abbracciare la colonna. Così a prima vista potrebbero sembrare di legno, ma qua sotto con l'umidità che c'è il legno non durerebbe niente. E infatti sono di pietra, è alabastro misto a gesso. Solo che l'alabastro non è pietra tipica delle nostre zone, infatti i Mancinforte erano originari di Montepulciano e avevano qua a Camerano la residenza estiva, quindi l'hanno fatti realizzare in Toscana e poi l'hanno portato qua. Volterra è la patria della lavorazione dell'alabastro. Rifacciamo il giro. Qua nelle tavolette sono riprodotte, esatto, sì. Esatto, che poi è stato chiuso, quindi vede le due colonne dove sicuramente c'era un arco, una cifra di sopra. Qua nelle due tavolette sono riprodotte le decorazioni che si trovano sulla colonna. Il trimonzio alla base, sì, il calice al centro e la croce sopra. Dicevamo, in alcuni punti è stato sufficiente abbattere una parete per collegare proprietà confinanti e realizzare il percorso che stiamo facendo. In altri punti, alcuni li abbiamo già attraversati, questo è un altro di questi, il comune ha dovuto scavare dei veri e propri corridoi di collegamento da zero. Venite qui un pochino più avanti. Questo lavoro è stato eseguito dal comune di Camerano nell'anno Domini 2008, ha lasciato anche la targa commemorativa incisa nell'arenaria. In questo punto in particolare si vedono molto bene le scalfiture del martello pneumatico con cui hanno scavato. Saranno 4 metri, 4 metri e mezzo di corridoio scavati col martello pneumatico, illuminati con la luce elettrica che nel 2008 c'era. Per fare questo lavoro hanno impiegato 3 giorni. Pensate quanto tempo è stato impiegato per realizzare tutto quello che abbiamo visto usando piccone, martello, scalpello e allume di candela. Un lavoro immenso. Poi anche è anche vero che la manodopera c'era, due frustate, per carità, però proseguiamo sulla via.